I due principali teatri di Neapolis, quello scoperto e l'Odeon, il teatro coperto, sorgevano nell'area dell'attuale Decumano Superiore. Rimangono tracce concrete delle importanti costruzioni, nella forma curvilinea degli attuali edifici, evidentemente costruiti in corrispondenza delle cave e nei ritrovamenti presenti negli scantinati di alcune abitazioni e negozi. Lungo il Decumano Maggiore sorgeva un ampio spazio aperto, rappresentante l'antica agora greca, poi foro della città romana, centro della vita politica e commerciale. Tale area corrisponde alle attuali Piazza San Gaetano e Piazza San Gregorio Armeno. Di fronte al foro sorse nel primo secolo a.C. il tempio romano dedicato a Castore e Polluce, i Dioscuri. La chiesa odierna conserva ancora due imponenti colonne corinzie e le basi di altre due, mentre i busti delle statue dei Dioscuri sono ora ospitate nel Museo Archeologico Nazionale. Dall'area dell'antico foro romano, in piazza San Gaetano, si accede alla visita della Napoli sotterranea. È un'esperienza che cambia decisamente il modo di vedere la città e che, meglio di qualunque altra visita guidata, fa comprendere il passato e la storia millenaria di Partenope. Napoli sotterraneo è una realtà unica al mondo. C'è da dire che la sede è qui in piazza San Gaetano, dove c'era la Agora, il foro romano, la grande piazza dove c'erano gli incontri che si effettuavano già oltre 2400 anni fa, quando questa città ebbe il suo primo sviluppo urbanistico, Ippodameo. Ma c'è da dire che l'altra Napoli ha dato quello che vediamo in superficie, la Napoli che oggi noi conosciamo, ma ce n'è un'altra misteriosa, unica nel sottosuolo. Ci sono 14.000 cisterne sotto Napoli, 100 km di acquedotto greco-romano, ed esistono grazie a questa sistematica estrazione del tufo che è servito affinché ogni fabbricato poteva crescere nel tempo, piano dopo piano. Quindi noi viviamo una realtà quasi unica anche per gli stessi napoletani, ma a livello nazionale e internazionale. Ci sono circa 140 gradini che portano i turisti di tutto il mondo, bambini, persone anziane, a una profondità di oltre 40 metri. Queste 14.000 cisterne sono ovunque sotto la città, ma noi ne vediamo alcune, vediamo come tagliavano la pietra, come arrivava l'acqua addirittura dalle falde del Vesuvio alla lontana, cioè molto più lontano, da oltre 79 km da Avellino fino a Napoli. Giù c'è anche la possibilità di poter vedere come lavoravano, ma la cosa ancora che sorprende un po' tutti quanti noi napoletani è che c'è ancora molto molto da scoprire. Sotto i marciapiedi affollati ed i vicoli di Spaccanapoli, sotto le strade cittadine ricoperte con i lastroni del Vesuvio, ad oltre 40 metri di profondità, si estende un vasto e suggestivo intrigo di caverne, cisterne, cunicoli e pozzi che vanno a costituire una città sotto la città. Già 5.000 anni fa i primi abitanti del Golfo avevano scavato la pietra tufacea di origine vulcanica del sottosuolo napoletano. Successivamente anche i coloni greci usarono il tufo, materiale abbondante e di facile lavorazione, per costruire le loro fortificazioni, templi ed abitazioni. Il materiale da costruzione veniva ricavato direttamente al sottosuolo sopra il quale si edificava. Così, man mano che Neapolis cresceva, si andava formando in profondità una immagine speculare della città. I romani dettero un forte impulso allo sviluppo della Napoli sotterranea, perché non solo continuarono l'opera di scavo per ricavare il materiale da costruzione, ma collegarono le varie cave con cunicoli, tunnel e canali per convogliarvi le acque del Serino, una fonte a 70 km da Napoli, e trasformarle così in cisterne. In questo modo, da ogni casa, tramite un pozzo, si poteva accedere alla cisterna sottostante e approvvigionarsi d'acqua. Accresciuto ed ampliato nei secoli successivi, il sistema creato dai romani fu usato da tutta la città per l'approvvigionamento idrico, fino a quando nel 600
si cominciò a costruire un nuovo acquedotto parallelo. Così lentamente le cisterne andarono svuotandosi, avendo perso la loro funzione originaria, anche se una parte del sistema rimase in funzione fino ai primi del Novecento, quando fu definitivamente abbandonato. Ma la storia del sottosuolo napoletano non terminava qui, anzi, il sistema idrico, persa la funzione originaria, fu adibito dai napoletani a svariati scopi, come abitazione nei periodi di carestia, come nascondiglio e come rifugio antiaereo durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E proprio i segni di questo recente passato, lasciati dalle migliaia di napoletani che abitarono il sottosuolo cittadino, rendono la visita alla Napoli sotterranea un'esperienza unica e di grande interesse, attraverso la scoperta del patrimonio di immenso valore che Napoli serba nel suo ventre.